Siamo con Susanna Camusso, segretario generale della CGIL. Buongiorno. Allora, il Jobs Act ha superato l'esame del Parlamento, il governo ha ottenuto la delega e si appresta a scrivere i decreti. E cambia il contesto dello sciopero generale del 12 dicembre o c'è una nuova prospettiva? Cambiare il contesto direi di no, noi lo dicemmo già il 25 ottobre nella grande manifestazione a Roma, che interpretavamo la volontà del governo come quella di non discutere, non affrontare i temi, e dicemmo allora che la nostra iniziativa però continuava, perché il tema è quello di riuscire a cambiare quelle norme, quindi è necessaria la pressione rispetto ai decreti delegati che devono essere fatti, ma è necessario poi continuare rispetto a quello che potrà succedere nella contrattazione e nell'iniziativa che comunque continueremo nel territorio, perché il nostro obiettivo è quello che comunque una diminuzione dei diritti dei lavoratori e un mantenimento della dualità tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori precari non rimanga, e quindi siccome la legge non risponde a questi obiettivi noi continueremo la nostra iniziativa. Certo, lei ha parlato di un vero e proprio accanimento nel togliere i diritti e di nessuna intenzione invece di procedere al riordino delle forme contrattuali. In realtà le rispondono, in realtà nella delega c'è previsto il superamento ad esempio dei Co.co.co e Co.co.pro. Come giudica, diciamo, questa differenza di opinioni? Ma guardi, io penso che ci sia, come dire, una differenza tra ciò che si racconta e ciò che si sta praticando. Il Presidente del Consiglio, quando aveva annunciato la sua intenzione di fare una legge delega sul lavoro, aveva detto bisogna avere un mondo del lavoro che non sia duale, che sia tutto uguale, che ci sia l'universalità degli ammortizzatori sociali. Poi uno legge il testo della delega e scopre che non è così, siccome non è che la delega sia fate quel che volete, la delega definisce gli indirizzi, c'è una prima contraddizione evidente. Nella delega l'unica forma di precariato citata è quella dei collaboratori coordinati continuativi, che sono una forma che è stata già in gran parte superata dalla legislazione precedente, che esiste solo nella pubblica amministrazione. Poi il Presidente del Consiglio continua a dire che ci sono anche le collaborazioni a progetto, pronti a essere smentiti, nel senso che tutto ciò che va nel versante della riduzione della precarietà per noi è positivo, però non ci pare vero e non ci pare nemmeno giusto continuare ad annunciare cose differenti da quelle che si fanno. In più nella delega c'è l'estensione dei voucher, che sono una delle forme, come dire, di sostituzione del lavoro stabile e di precarizzazione massima, quindi mi pare che proprio ci sia una distanza tra ciò che si annuncia e ciò che concretamente si fa. Diciamo, c'è anche il precedente del decreto Poletti. Non solo, non c'è una, come dire, un'idea di riordino, perché anche nelle modalità con cui si sta ascoltando la discussione che viene fatta sul famoso contratto a tutele crescenti, in realtà non si capisce, e la prima forma assunzione viene dopo i contratti a termine ripetuti. Anche, penso al congresso della CGIL, c'era un'apertura al contratto unico. Ma quindi l'ostacolo qual è? Solo l'articolo 18? No, in realtà poi bisognerebbe anche parlare della legge di stabilità, che pare scomparsa dall'orizzonte, ma anche quella interviene poi sulle questioni delle condizioni dei lavoratori. Dicemmo dal congresso, e continuiamo a dirlo, che se si individua il contratto a tutele crescenti come la forma di ingresso unica nel mondo del lavoro, siamo pronti a discuterne. Ma il modello perché può essere quello Boeri-Garibaldi ad esempio? Può essere quello Boeri-Garibaldi, poi bisognerebbe discutere sui tempi, su cosa vuol dire tutele crescenti, perché poi l'unica cosa che si è capita delle tutele crescenti è che non avranno la tutela contro il licenziamento ingiustificato, ma in realtà non si capisce che cosa concretamente voglia dire. Esatto, non si capisce quando si inserisce, non si capisce se quando tu cambi lavoro e sei già dentro il mondo del lavoro ricominci come se fosse il primo ingresso, e quindi ti trovi con delle tutele che avevi e che non ci sono più. In realtà c'è, come dire, un grande racconto ma pochissima sostanza poi dal punto di vista normativo che permetta di dire la cosa che per noi sarebbe importante, cioè che siamo di fronte a un'estensione di tutele a chi oggi non ne ha. Le tutele non sono solo quelle dello Statuto dei Lavoratori, infatti noi abbiamo proposto un allargamento dello Statuto dei Lavoratori, non solo rispetto a chi
deve avere quelle tutele, ma anche rispetto alle tutele che vanno estese. In tal senso c'è anche la, chiamiamola riflessione, ad esempio sul salario minimo che fa il governo, sul salario minimo e un maggior peso ai contratti aziendali che vuole dare il governo. Ecco, per lei questo è un primo attacco alla contrattazione collettiva nazionale o è una sperimentazione che vale la pena di portare fino in fondo, considerando ad esempio che c'è una larga fetta di lavoratori che non rientra nella contrattazione collettiva o de jure o de facto sostanzialmente? Beh, noi abbiamo sempre sostenuto, devo dire questo in consenso anche con molte associazioni professionali che si occupano e che rappresentano molte delle forme precarie, che il tema è quello dell'equo consenso, peraltro un riferimento anche alla nostra Costituzione che dice che a uguale lavoro ci vuole uguale retribuzione. Allora l'idea che invece non si utilizzano i contratti di lavoro che sono il punto di regolazione dei minimi contrattuali, ma si decida un'altra cifra, per le cifre che sentono dire una cifra molto inferiore a quelli che sono 60% della mediana. Esatto, molto inferiore a quella che sono quelle dei contratti nazionali. Ci pare in realtà non un intervento di allargamento di una retribuzione equa rispetto alle forme di precarietà che ci sono, ma un'idea di continuare a favorire la ragione quindi della però precarietà. La soluzione, l'allargamento, cioè l'inclusione nei contratti collettivi anche di questa larga sfera di lavoratori. Questa è la proposta che noi abbiamo lanciato dal contratto, dal congresso e sul quale abbiamo anche esempi di contrattazione che nel frattempo hanno dato dei risultati. Ne vorremmo molti di più, ma intanto qualche risultato cominciamo a averlo. Era la ragione per cui avevamo anche detto al governo: se vuoi introdurre una tutela del salario minimo legale, collegalo però ai minimi contrattuali, in modo che diventi anche un principio di equa retribuzione. Se invece lo si slega totalmente rischia di avere l'effetto opposto, e cioè che abbassa anche quelli che applicano il contratto nazionale. L'impressione in generale è che il governo sia un po' riuscito a caratterizzare questa sorta di confronto un po' come il braccio di ferro fra precari e garantiti, fra vecchi e giovani. Non crede che a questa ricostruzione abbia contribuito anche la CGIL, e se ritiene ci siano stati degli errori, non so, di comunicazione, di tempistica, di incapacità di incidere e di comunicare meglio quello che era il messaggio? Io credo che sempre quando si fanno delle cose si commettano anche degli errori. Io penso che nella nostra storia c'è stato un eccesso di attribuzione di potenzialità alla legge e al contrasto alla legge rispetto a quello che bisognava fare nella contrattazione, quindi che potevamo contrastare di più una diffusione della precarietà che si è determinata, pur in tutte le difficoltà di individuarli, riuscire a rappresentarli, eccetera. Rispetto alla comunicazione che c'è attualmente, credo che il problema sia un'idea che questo governo favorisce molto, che è quella della contrapposizione tra i soggetti, della perenne divisione, a cui noi non vogliamo prestare il fianco. Ci pare che il nostro sia già un paese troppo frantumato e troppo diviso, le forme di rappresentanza devono essere quelle misurate e codificate. Anche perché ad esempio un precario dovrebbe iscriversi al sindacato? Ma come io sono una continuo a essere teorizzatrice che il nostro dettato costituzionale è perfetto, l'organizzazione sindacale è una libera organizzazione, è il lavoratore che decide se vuole iscriversi o non iscriversi. Poi ovviamente ci sono tutti gli argomenti, che il tasso di iscrizione di per sé è un elemento di rapporto di forza poi con le imprese e nella contrattazione. Credo che i precari abbiano avuto ragione in questi anni a non sentirsi parte della contrattazione del sindacato, perché spesso non erano visti, poi con tutte le differenze, per carità, della scuola sono stati invece un punto di organizzazione anche dentro il sindacato, in altri casi era più complicato anche proprio materialmente individuarli. Però è indubbio che gli avanzamenti nella storia del mondo del lavoro sono sempre avanzamenti in cui chi aveva maggior forza l'ha utilizzata anche rispetto a chi ne aveva meno. Grazie. Grazie.